Se si togliesse il privilegio della riserva frazionaria alle banche, questo privilegio legale, cioè il privilegio di creare illegittimamente denaro dal nulla, i partiti uscirebbero subito dalle banche perché le banche diventerebbero un'attività imprenditoriale come tutte le altre e non potrebbero più derubare risorse economiche alla società. Invece, finché rimarrà valido questo privilegio legale per le banche di operare in regime di riserva frazionaria, le banche continueranno a non operare in regime di libero mercato e i problemi del sistema bancario rimarranno. Dunque, la soluzione è abolire il privilegio della riserva frazionaria. Bisogna di nuovo distinguere, come era in passato, tra il prestito in cui colui che deposita il denaro rinuncia al denaro per averne di più in futuro e il deposito invece in cui il depositante non rinuncia alla proprietà del suo denaro. Nel caso dei depositi, le banche farebbero pagare ai depositanti il servizio di custodia del denaro. Finirebbe quindi l'attuale farsa del tasso di interesse contra naturam sui depositi, perché oggi invece è la banca che, anziché farsi pagare dal depositante, dà al depositante un tasso di interesse, affinché il depositante lasci il denaro in banca. E proprio questo tradisce che in realtà il depositante non sta facendo un deposito, ma un prestito. Dunque, abolendo il privilegio della riserva frazionaria, le banche sarebbero obbligate a mantenere il 100% di liquidità sui depositi che ricevono dai clienti. Tutto ciò renderebbe inutili le banche centrali, che ricordiamo erano state istituite proprio per andare in soccorso delle banche commerciali nel caso di corsa agli sportelli. Quindi le banche centrali andrebbero chiuse, le banche commerciali potrebbero comunque continuare a fare i prestiti e quindi a svolgere il ruolo storico degli intermediari, come avveniva in origine, quindi ricevendo prestiti da privati, pagando loro un tasso di interesse e a loro volta facendo prestiti ad altri, caricando a quelli che ricevono il denaro un tasso di interesse maggiore. E poi l'altra misura che andrebbe approvata è abolire il corso forzoso e quindi lasciare ciascun cittadino libero di usare la moneta che preferisce per gli scambi, quindi oro, argento, bitcoin o qualsiasi altra cosa. In questo modo si abolirebbero dei privilegi legali e si ristabilirebbe un pezzo di legge con la L maiuscola. I prestiti e gli investimenti sarebbero agganciati ai risparmi veri e non quelli fasulli creati dal denaro, cioè ottenuti con il denaro creato dal nulla, e in questo modo si eliminerebbe il rischio delle crisi economiche cicliche. Il settore bancario tornerebbe a un regime di libero mercato, che è quello dove è sovrana la legge con la L maiuscola. Comunque, per ripristinare totalmente la legge, bisognerebbe abolire tutti i privilegi, renderli tutti impossibili, quindi abolire la regolamentazione del mercato del lavoro, degli affitti immobiliari, la discriminazione fiscale come la progressività fiscale, abolire la redistribuzione delle risorse, la fissazione arbitraria del tasso di interesse da parte delle banche centrali e tutte le altre fissazioni dei prezzi. Bisognerebbe abolire i finanziamenti pubblici, sia ai partiti che all'agricoltura, all'editoria e a tutto il resto. Il libero mercato infatti richiede l'impossibilità di tutti i privilegi. E questo implica l'impossibilità dell'interventismo economico da parte dello Stato in generale. Per fare tutte queste cose, abolizione di tutti i privilegi, bisogna passare dalla sovranità dei legislatori, chiunque siano anche del popolo, alla sovranità della legge. Quindi in pratica dal positivismo giuridico alla legge. La legge con la L maiuscola intesa come limite non arbitrario al potere politico e non come oggi con il positivismo giuridico, imposto dalla nostra Costituzione totalitaria, che il potere politico è praticamente illimitato, chiunque sia a detenerlo, perché la legge è la legge fiat, è lo strumento di potere proprio in mano al potere politico, cioè all'autorità politica. Si tratterebbe quindi di passare dal socialismo attuale alla sovranità della legge, separare il potere legislativo dal potere politico. Potere legislativo è il potere di scoprire e difendere la legge, potere politico è quello di decidere provvedimenti particolari che però devono essere sempre rispettosi della legge, con la L maiuscola. Bisogna distinguere quindi fra legittimità, il rispetto della legge, e legalità, il rispetto della legge fiat. Tra
tra il libero mercato e il socialismo, fra il denaro, quello vero, e il denaro fiat. Quindi la soluzione dei problemi attuali non va ricercata all'interno della stessa idea filosofica di legge, cioè la legge fiat, che li ha prodotti quei problemi. Bisogna invece avere la capacità intellettuale e il coraggio di mettere in discussione l'idea di legge che c'è oggi, il positivismo giuridico, e l'attuale struttura istituzionale. Così si andrebbe ad agire sulle cause prime dei problemi e non sugli effetti.